Abbastanza chiaro che i limiti di quello che possiamo chiamare cultura sarda erano molto fluidi, nel senso è un po' da qualche anno, anche da una trentina d'anni a questa parte si parla moltissimo di cultura sarda, però la si identifica molto di più con un certo tipo di folklore, un certo tipo di danza, di canti, di balli, eccetera, piuttosto con qualcosa di concreto. Dal mio punto di vista era interessante capire in che maniera si trasmetteva questa cultura, se esisteva, se era viva, se si stava parlando di un cadavere che ormai... Questo un progetto che aveva come pretesto questo tipo di esperimento. Quindi il risultato è il Genau Sardinia 2010. Possiamo andare... Cosa vuol dire Genau? Che vuol dire esatto? Piaceva lo stesso suono che ha col sardo, dunque secondo delle all'unanimità abbiamo scelto questa parola, Genau. Sì. Per i tedeschi è una parola di uso comune, quindi per dire esatto, sì. Right, that's right, cosa leggera. Ha funzionato anche come brand, nel senso comunque era qualcosa che apparteneva alle due lingue, come assonanza nel linguaggio sardo e come parola di uso comune per i tedeschi. Il secondo progetto aveva invece un altro tipo di ipotesi, voleva dire se la cultura sarda è viva, dovrebbe essere anche capace di interferire nel processo creativo di artisti stranieri che conoscono pochissimo comunque la Sardegna, in maniera da rendere visibile anche da quel punto di vista degli elementi caratteristici. Ora, dobbiamo sapere che la Sardegna dal punto di vista internazionale è conosciuta pochissimo, anche se ci sono tanti sforzi per farla conoscere come patria di belle spiagge, piuttosto che vita estiva di divertimento, o tramite il folklore. Sì, questo elemento arcaico che ricorre sempre noi che ci viviamo, sappiamo benissimo che la Sardegna non è spiaggia, o comunque non è solamente spiaggia, comunque... Quello che era interessante era far vedere proprio il lato che tutti noi conosciamo, cioè un normalissimo paese in Sardegna, come vive tra modernità e quelle comunque sono le radici, eccetera, eccetera. Dunque abbiamo pensato di fare la residenza esattamente in uno di questi posti, cioè in questo piccolo paese, che poi è il mio paese. Che è Samozzai. Sì. E quindi abbiamo portato quattro artisti, dunque un portoghese, un
australiano-inglese, una ragazza polacca e Marisa, che anche lei è portoghese, a San Mazzai per una settimana, e gli abbiamo chiesto un pochettino di assorbire in maniera indiretta o diretta le vibrazioni del posto. Ora, quello che è interessante per me è stato il fatto che ognuno ha selezionato per la selezione naturale, diremmo, dei canali da cui ha tratto un certo tipo di informazioni o chiamare ispirazione, diciamo. In questo caso Nuno Vicente, che è un artista portoghese, è più sensibile, ma ha una sua sensibilità personale già comunque ben precisa. È stato per esempio più colpito dal paesaggio, gli elementi naturali, la terra, il vento, il sole, eccetera. In questo caso ha fatto un'installazione dove diffondeva delle ceneri che sono state effettivamente... Era un dispositivo per la dispersione delle ceneri, è stato colpito dal paesaggio, dunque ha deciso di creare, no, questo oggetto che si inserisse poi nel paesaggio, ma che avesse una struttura, una funzione che non apparteneva a quel tipo di paesaggio. Dunque anche la tradizione di bruciare le ceneri, eccetera, eccetera, è una cosa che non ci appartiene, viene inserita in questo senso, in questo paesaggio sardo. Andiamo all'esposizione. Chiaramente la residenza aveva una doppia funzione: uno, far conoscere la Sardegna, farla impregnare di cultura sarda, comunque di elementi di sardità, ma era anche una maniera per fare dei piccoli progetti. Quindi Brin, per esempio, che è un filmmaker australiano, ha intervistato delle persone di San Mazzai, si è fatto raccontare delle storie tipiche, delle leggende, comunque delle storie di San Mazzai, sì, per poi trascrivere. Lui è un videomaker, ma fa anche lungometraggi. Nella scatola che vedete a destra ha preso delle erbe che appartenevano al mio paese, ha creato un diffusore, no, di aromi, in modo da ricreare un po' quello che si respirava in Sardegna. Poi ha usato il cemento, che noi siamo produttori di cemento, ha usato proprio gli elementi tipici della Sardegna per creare qualcosa sul ciclo della vita, sulla distruzione, sulla rinascita. Andiamo avanti. Questo è il video di Eva, che ritrae una normalissima famiglia sarda, quindi un nucleo familiare allargato. E nel secondo video, che ho presentato anche qua, lei interveniva su questa pellicola dove c'era la signora, e dunque era un po' sulla differenza tra quello che è la percezione della famiglia da una ragazza polacca e quella che è la famiglia che conosciamo noi, comunque fatta di nonni, zii, terze generazioni. E Brin ha voluto fare questo lavoro, che è una catalogazione di quelli che sono questi segni arcaici che ha trovato, diciamo, in giro per il paese, e come se fossero delle fotografie, un progetto fotografico su questi peni disegnati ovunque nel paese, senza autore, comunque erano dappertutto, ovunque. Dunque avevo tipo un occhio antropologico nel capire perché si facessero certi segni, è stato molto divertente. E Marisa ha creato ha fatto una performance su questo, ricreando poi il giardino che aveva fatto a San Mazzai, perché San Mazzai è andata di casa in casa a chiedere delle piante grasse. Di solito si fa, i vicini ti regalano una pianta, e lei ha comunque rimesso a posto una viola del paese che nessuno utilizzava, dunque anche un progetto di arte pubblica. E in questo senso ha ricreato questa atmosfera per cui la gente è andata da lei, gli ha portato i cactus, e lei ci ha fatto la sua performance. Un rapporto tra terra e cielo. E questo è Carlo Spiga, che magari può parlare lui del suo lavoro, visto che è qua. Dov'è Carlo? Due parole sul progetto Viaggi, che poi alla fine ha avuto, no, una serie di evoluzioni. Sì, vabbè, il progetto è nato a San Mazzai, si è sviluppato poi a Berlino. Nella tappa berlinese praticamente ho portato la comunicazione di quello che era l'evento, quindi né più né meno cose dove sarebbe stata la mostra, in tedesco, portando sia le due decorazioni che portano i buoi di solito nelle processioni in Campidano, le coidanas, e della musica profana a chitarra della tradizione sia del sud Sardegna sia del nord Sardegna. Ho fatto il giro nei luoghi, diciamo, più turistici di Berlino, portando questa comunicazione più il suono. A San Mazzai avevo fatto la stessa cosa, ma attraverso un canale che era quello della divulgazione pubblica dei bandi, con la musica di una band del paese
in italiano. Ovviamente in tutte e due le cose c'era questo biagi, cioè portare con carico, quindi io mi caricavo di tante cose ogni passo, e per esempio anche dal punto di vista linguistico c'erano delle asperità nel mio tedesco, come in quelle nell'italiano della guardia che faceva i comunicati. Grazie. Carlo ha partecipato anche la prima mostra di Genau. E questi sono un po' di installation view di tutti di insieme della mostra. Il nuovo si chiama Supermarket a Berlino. Allora, questo è il terzo progetto, poi Berlin Island, è un progetto regionale che si chiamava Art Agency Project. Prevedeva due fasi, una la fase della residenza e la seconda invece la mostra vera e propria che si è chiamata Empirical Survey on Heritage. Qual era questa terza ipotesi di lavoro sempre sulla cultura sarda? Proviamo a mettere, prima di tutto selezioniamo due artisti, questo compito di Giusy, sardi, e facciamoli fare un'esperienza a Berlino. Allora, Berlino in questo momento è un centro artistico mondiale dove arrivano artisti, ma non solo artisti, creativi da tutto il mondo, giapponesi, americani, eccetera. Portare un artista sardo che comunque aveva fatto un'esperienza di formazione anche magari in Italia, come nel caso di Cristina o Alessandro a Milano in questo caso, era una maniera anche di, cioè, un lato formativo, comunque dare la possibilità a un artista di crescere in un ambiente che è propizio allo scambio, propizio a dare delle idee, o comunque di a far lavorare bene un artista. E la seconda parte del progetto era più relativa a mettere in rapporto due artisti che invece venivano dalla seconda generazione di immigrazione, nel senso figli di immigrati sardi. Quindi l'ipotesi di lavoro era questa: se la cultura sarda è viva e si trasmette anche attraverso le generazioni, in che maniera possiamo mettere in rapporto due artisti sardi e due artisti contemporanei sardi che non hanno mai vissuto in Sardegna? Possiamo ritrovare degli elementi in comune, delle pratiche comuni, delle sensibilità che possono essere apparentate, quindi in questa maniera, come negativo diciamo, come minimo comune multiplo, poteva anche apparire un certo tipo di similitudine o di, diciamo, di presenza di un'identità di origine comune. Anche in questo caso non c'era una pretesa scientifica. Sì, perché alla fine, se si volesse veramente cercare, fare una mostra su quelle che sono le radici comuni, o comunque forzare gli elementi in comune, dal punto di vista curatoriale sarebbe molto semplice: semplicemente selezioni gli artisti che hanno le caratteristiche, che lavorano sulla Sardegna e così via, ma in questo caso era veramente un lavoro tipo empirico, no? Tu prendi quattro artisti che hanno queste caratteristiche e vedi cosa succede. È proprio un lavoro di osservazione più che un lavoro curatoriale da questo punto di vista, perché sennò sarebbe stato abbastanza semplice. La cosa che ci ha stupito è che le tracce sì ci sono, ma sono più che altro comportamentali. Questo non influisce, o comunque se influisce nel lavoro è abbastanza invisibile. Quello che rimane è comunque sono dei lavori che sono niente, non hanno niente di diverso da quello che tu vedi a Berlino in tutte le gallerie, o comunque in ambito internazionale, a Milano. E comunque gli artisti sardi sono degli artisti internazionali, dunque l'insularità alla fine non crea poi delle barriere. In questo caso, per esempio. Sì, due artisti selezionati quindi per la residenza di 3 mesi a Berlino sono da Alessandro Savo e Cristina Meloni. Hanno fatto una residenza d'artista che si chiama Culturia.de, per chi vuole dare un'occhiata al programma. Sono le culture internazionali, quindi fanno una selezione a livello mondiale di artisti che vorrebbero venire a Berlino a fare un'esperienza. In questo caso siamo riusciti a trovare un accordo per includere un artista sardo nei due cicli di residenza. Loro hanno un programma abbastanza integrato, nel senso che prevedono chiaramente un appartamento dove le persone possono vivere assieme ad altri artisti internazionali, nel caso di Cristina una ragazza sudcoreana e una greca. E poi due curatori che sono stati una ragazza spagnola, Carolina, e un curatore neozelandese, Matthew. Esatto. È una cosa interessante in questo tipo di residenze, perché mettono assieme un curatore e degli artisti, e poi cercano anche di creare delle sinergie e farli lavorare assieme.
Qui stiamo vedendo, sì, questo è il video di Rugiada. Allora, per la mostra, quindi dopo la residenza abbiamo selezionato, Giuse ha selezionato due artisti che avevano questa caratteristica che era un po'... avevo qualche dubbio, riusciremo a trovare degli artisti di seconda generazione, quindi figli di immigrati sardi che non hanno mai vissuto in Sardegna e comunque con un livello artistico anche che era degno di essere mostrato, quindi di far parte del progetto. E avevamo qualche dubbio, quindi chiaramente abbiamo esteso la ricerca a livello europeo. Sono saltati fuori due nomi di cui siamo stati alla fine molto soddisfatti, sia per la qualità che sono integrati perfettamente al progetto. Allora, il primo è Igor Muroni, che è un artista nato a Genova, ma che ha come base Milano, è professore alla NABA di Milano. NABA Sound. NABA Sound. Sì, la nuova accademia di E quindi è venuto a Berlino a fare una performance. Allora, in questo caso c'è stata la possibilità un po' casuale di far collaborare lui, che è comunque un artista contemporaneo con un linguaggio molto particolare, fatto anche di sintetizzatori, di musica elettronica, con un suonatore di Lamedas. Avevamo qualche perplessità sì. Perché può essere pericoloso questo connubio un po' scontato tra ipermoderno e classico folkloristico. In questo senso il linguaggio della musica c'è venuto in aiuto, perché comunque di due musicisti si trattava, quindi li metti assieme e questi cominciano a parlare il loro linguaggio. È venuto fuori un concerto, una performance molto bella di una ventina di minuti circa. Stiamo facendo l'editing, diciamo, se ne occupa Igor in questo caso, e non è venuto fuori nulla di scontato. In questo senso spero ci sarà la possibilità, questo non so, ci sarà la possibilità di farlo vedere. Sì, prima. Sì, sì, è alla mostra, presenta la mostra come testimonianza della performance fatta. La mostra di prima, sì. Anche se in realtà qualcuno l'ha già visto in giro. Sì. Qualcuno si è già visto nell'inaugurazione. Sì, si è visto una preview, però erano i. Era molto bello. Stiamo parlando dell'HD, della versione ottimale. Invece la seconda selezionata è Rugiada Caroni, un'artista che è nata, non so, è nata a Lecco, viene conosciuta perché fa parte del duo artistico Iliver. In questa veste lei ha presentato il suo lavoro, che si chiama Politico. Lei si occupa di rappresentare in modo simbolico, in qualsiasi modo, con qualsiasi media, le cinque nazioni europee, tipo Italia, Germania, Spagna, Francia e Inghilterra. E trovare per ogni, con ogni media, con foto in questo caso con il video, delle caratteristiche che siano poi dei cliché, quello che, di cui parlo a lei, se è appunto quello che interessava a noi, cioè quello che, cos'è una caratteristica culturale, come si può vedere dal di fuori quello che, l'appartenenza a un determinato gruppo, da una popolazione o comunque una nazione, eccetera, eccetera, e lei gioca su questo. Proprio su questa identità culturale, e lo ha fatto verso questi politici, in questo caso era Allure, che era un video, si chiama in gergo tecnico, di movimento di posa, in cui la ballerina metteva in posa come una nazione. Poi, io sapevo chi erano i soggetti, in che ordine, però era interessante vedere attraverso questo gioco dei cliché il modo in cui le persone mettevano, no, le nazioni in un ordine diverso. Questo è un video molto bello e molto coinvolgente per chi Vi do un po' di di informazione random, perché comunque non sarebbe completa. Allora, la mostra del primo marzo includerà tre performance, è un concerto di Stella Veloce, comunque ha collaborato già col secondo progetto. Gli artisti partecipanti, vi faccio la lista così ce le avete: Irene Baria, Giovanni Casu, non so come possiamo. È un ragazzo sardo, comunque lavora a Berlino. Lavora con lo pseudonimo di Che lavora con lo pseudonimo. Roberto Fanari, Ambra Pittoni, che anche lei è un artista di seconda generazione, il padre è sardo. Abita a Berlino, ma lavora tra Parigi, Berlino e Milano, e a Torino anche. Si muove parecchio. E lei farà una performance col suo progetto The Couple. The Couple. Quindi Carlo Spiga, Nuno Vicente, Eva Surovic, Brinciani, che verranno tutti a Cagliari per la mostra. Alessandro Sau, che è lì dietro, che è sparito da qualche parte. Ci sarà. E lì che chiacchiera. Cristina Meloni, Rugiada Caroni e Igor Muroni.
Le tre performance saranno di Marisa Benjamin, poi dovremmo discutere con Marisa Benjamin farà sicuramente una performance, poi ci sarà Stella Veloce e probabilmente anche Carlo Spiga farà una performance, ma questo, di questo parleremo un po' più. Magari non si chiamerà performance. Quindi ringraziamo, perché altrimenti non dovremmo abusare dell'attenzione. Ringraziamo il Comune di Cagliari, comunque ci ha supportato per la mostra del 1° marzo al Lazzaretto, la Regione Sardegna, perché comunque anche cioè, è sempre stata presente nel momento in cui abbiamo avuto bisogno, il Science Cultural Centro che ci ha patrocinato e aiutato in tutti questi tre progetti, il Not Center che ci ha supportato per i workshop degli artisti che facciamo le residenze, Culturia per le residenze internazionali, Green Museum, che è il luogo in cui abbiamo fatto la terza mostra Empirical Surveillance Heritage questo 23 novembre ultimo, tanti altri, tutti i collaboratori, grazie mille. E Paolo, comunque, mi permetto di aggiungere una cosa, fra l'altro, io lo ringrazio voi, grazie, non c'è di che siete a casa, quindi. No, tra l'altro poi è un periodo abbastanza particolare, perché quando voi farete, diciamo, cioè ci sarà comunque sia la mostra a marzo, è un periodo anche particolare, abbastanza particolare per Cagliari, perché poi ci sarà, diciamo, in quel periodo starà lavorando a Sant'Elia, voi esporrete, cioè la mostra sarà a Lazzaretto, e a Sant'Elia ci sarà anche il lavoro di Mariella Senatore, che comunque sia la prima artista che inizia questa serie di residenze, organizzata appunto dal Comune di Cagliari, col lavoro insomma dell'assessorato alla cultura. E quindi insomma è un periodo che sembra abbastanza interessante. Di abbondanza. Sì, di abbondanza, esattamente. Quindi non solo per Cagliari ovviamente, ma speriamo possa essere insomma, motore trainante per tutto quanto. Sì. Okay. Beh, ringraziamo lo spazio Meme per l'ospitalità. Grazie a tutti. Grazie.